Oggi sono qui per rispondere a una domanda che tutti almeno una volta nella vita si sono chiesti. Ma quanto fa da 0 a 100 l'MT-09SP del 2020? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. So che starete pensando che vi ho tratti in inganno per il titolo, la copertina e la intro, ma ehi, avresti aperto il video altrimenti? Dopo tanto tempo ritorna la 09 sul canale, moto con la quale sono cresciuto, moto con la quale abbiamo avuto la possibilità di conoscerci e di fare tante cose insieme. Ho deciso quindi di farvela vedere, perché da tanto tempo che la 09 non si vede sui social, non si vede sul canale, non si vede da nessuna parte. Quindi perché toglierle il posto di reginetta di casa? Assolutamente inutile. Detto questo, vogliamo vederla un pochino meglio? Andiamo! Ok, quindi adesso datevi una ripulita, rialzate le mutande, perché è arrivato il momento di vedere effettivamente quanto fa da 0 a 100 questa piccola bestiuccia rabbiosa incazzata, sperando di non darmela per cappello. A proposito, vi ricordo che siamo in una strada chiusa, non aperta al traffico, e indossiamo tutte le protezioni. Attualmente fa caldissimo, quindi sono fermo giù dalla moto e sono a mezze maniche, ma abbiamo il pantalone lungo di jeans, stivali da moto protettivi, guanti, casco e giacca. Quindi adesso vestiamoci, non perdiamo ulteriormente tempo perché fa caldissimo, e andiamola a vedere. Ok ragazzi, in teoria ci siamo, abbiamo la nostra cameraman qua che ci sta facendo le riprese, e proviamo a vedere se queste app gratuite GPS riusciranno a darci qualche indicazione utile, altrimenti prenderemo il timecode delle clip e estrapoleremo da lì in post produzione i tempi. Ok, guanti, giacca, casco, stivali, tutto, accendiamo la moto. Ok, 70 gradi, facciamo qualche giretto, facciamola riscaldare un altro po' e partiamo. Oh, va bene. Che cazzo. It was at this moment that he knew he fucked up. È intervenuto un po' troppo il traction. No, non si è alzata. In stop. Ok. Ok. Ok, ci siamo. Piede sul freno perché è utile. 3, 2, 1. Ok, mamma mia, non si può spalancare tutto il gas, ragazzi, è atroce sta moto. 3, 2, 1. Porca puttana, ma da 0 a 100 lo fa veramente in niente, è incalcolabile forse. Proviamo un altro po'. Ok, freno dietro ce l'abbiamo, mo schillo. Ah, non sto manco capendo se funziona il GPS. Va bene, mi siedo un po' più dietro. Ok, ci siamo, prima dentro, gas a martello, andiamo. Ok, ok. Beh,
dovremmo testare forse anche la frenata da 100 a 0. Basta, diciamo che forse vado e torno. Ok, vediamo un attimo questo GPS. Che bel traverso. Ma lo facciamo sotto Martina. Ah, folle. Martina si è cagata sotto. Vuoi tornare a casa? Ok. Però la gomma ha tenuto bene, anche alle sgommate. Bella gomma. Diablo Rosso 4 Pirelli. Bella gomma. Bella moto. Bel cameraman. Complimenti al cameraman. Ragazzi, i tempi probabilmente ve li starò facendo comparire qui in sovraimpressione. Saranno tempi molto alla cazzo, un po' come questo video. Quindi non prendete questo video come oro colato, anche perché non voleva essere un test scientifico appieno. Era giusto un video tappabuchi, un video alla cazzo, un video per riempire il canale. Che c'è? No, ci manca un bottone. No, no, no. So che in parecchi lo vogliono. Vogliono sentirla senza DB killer. La accendiamo e la guardiamo un attimo, perché ragazzi, che splendore l'MT-09 del 2020. Mamma mia, guardate là, è allucinante. Guardate lo scarico come si sta colorando tutto. Bello, bello, mi piace. Ma adesso sentiamola un pochino. Ragazzi, non mi aspettavo niente di diverso, onestamente. È scorbutica, quindi è difficile farla partire subito a razzo, scaricare tutti questi 115 cavalli a terra. Ma il risultato non è tanto male. In realtà non mi interessava tanto sapere il dato preciso di quanto faceva da 0 a 100, anche perché non sono sicurissimo di essere riuscito a prenderlo. Però brava, brava 09. Io vi rinnovo l'iscrizione al canale, il like, commento, condivisione. Seguitemi su Instagram per non perdervi spoiler dei video o comunque di tante altre cose. Se vi siete persi il video della presentazione della nuova moto, andatelo a recuperare sul canale. Per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Oh, è arrivata la mano direttamente là. Top.